Allora, io sono Attilio Giorda e sono il secondo allenatore della squadra della Serie B2 maschile del Parella. Abbiamo cominciato il campionato 2 settimane fa con una vittoria casalinga contro Lucernate per 3-0, poi abbiamo osservato un turno di riposo e questa era la seconda partita casalinga che facevamo per la terza giornata di campionato e abbiamo vinto 3-1 contro Chieri. Purtroppo abbiamo subito un infortunio molto pesante al nostro palleggiatore titolare e questa è stata la prima partita senza di lui, quindi con il palleggiatore, il secondo palleggio, e adesso cercheremo di mettere un po' di cose a posto. Ovviamente è un grosso problema per noi il fatto che Simone abbia avuto questo infortunio, che lo terrà fuori dal campo per circa 5 mesi, però speriamo comunque di mantenere gli obiettivi sempre alti come avevamo inizio campionato. Rispetto alla stagione passata sono cambiate alcune pedine che sono andate via, abbiamo sicuramente rinforzato la rosa e abbiamo dato il nostro saluto a uno storico coach che era Mauro Barisciani, cercando di dare una ventata di freschezza e di aria nuova alla squadra e alla società. E se la domanda viene fatta dopo una partita di questo tipo e dopo 2 sconfitte... credo che non possiamo arrivare tanto avanti. Il problema è che siamo una squadra che non gioca da squadra, quindi facciamo tanti errori e di fatto diventa poi un problema. E la competitività è una cosa che hai dentro, devi metterti al servizio della squadra, non devi pensare alla palla prima, non devi cercare alibi, devi essere uno che morde sempre da dentro. Dentro la pallavolo, fuori dalla pallavolo, non abbiamo questa continuità, non crediamo molto, abbiamo sbagliato cose estremamente facili, quando sei in difficoltà devi fare cose facili e non le abbiamo fatte. E poi purtroppo questo non è uno sport di episodi secondo me, però a noi condizionano molto. Restiamo sull'errore arbitrale e il terzo set su quell'errore arbitrale siamo riusciti a perdere 4 punti di seguito che poi recuperare diventano difficili.